Mi chiamo Andrea Zanlari, sono il presidente della stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma e sono il presidente della Camera di Commercio di Parma. Saluto la dottoressa Corazza, mia concittadina. Uno dei criteri di ricerca e formazione più importanti in Europa è quello del prodotto agroalimentare. Il quotidiano supporto da parte di 3.000 imprese che fanno riferimento alla nostra struttura e che operano principalmente sul mercato agroalimentare europeo dimostra chiaramente che la carente informazione delle norme tecniche dei 28 Stati membri è ancora un ostacolo al commercio dei prodotti agroalimentari. Ho avuto opportunità di approfondire in queste ultime settimane la strategia europea sul digitale, che può diventare una leva importantissima. L'Italia, ma non solo, ha intrapreso al riguardo un percorso molto chiaro. Cito l'esperienza assolutamente positiva nel settore dell'agroalimentare della Borsa Merci Telematica Italiana, di proprietà delle Camere di Commercio Italiana e oggi unico mercato regolamentato a livello europeo dei prodotti dell'agroalimentare e della logistica. Un passo decisivo verso la trasparenza dei mercati. Mi aspetto che questa, come altre esperienze, sia opportunamente valorizzata nelle strategie europee e inclusa ancora di più nella partecipazione di sistema.